Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi voglio mostrarvi uno dei miei autoregali di Natale. Prima però parliamo di bijou, perché voglio riparlarvi brevemente di Silviax, un brand che si occupa di gioielli personalizzati e che offre una vastissima scelta di modelli, dai più classici ai più trendy e giovanili. Io amo i gioielli personalizzati, in particolare le name necklace. Per me la collana con nome è un oggetto veramente speciale, in grado di arricchire qualunque tipo di outfit. Io ne ho tantissime e le uso spessissimo, tutto quanto superlativo. Ora, volevo dirvi che questo è un sito che mi ha colpito proprio in modo particolare, perché ho trovato tanti gioielli originali, insomma veramente particolari, che non avevo mai visto prima, e ogni volta che visito il sito c'è qualche modello che cattura la mia attenzione. La spedizione è gratuita, considerate 7-10 giorni lavorativi per personalizzare e spedire gli ordini, e poi si riceve anche in email, il codice per seguire, quindi per tracciare la spedizione. I prezzi sono già buoni in partenza, considerate che ci sono spesso promozioni, offerte speciali che consentono di risparmiare, e in più nell'info box vi lascerò anche tre codici: uno per usufruire del 15% di sconto sul vostro primo acquisto, un altro per ottenere il 25% di sconto su un ordine di almeno $100, e poi oppure acquistando praticamente un oggetto potete ottenere lo sconto del 40% sul secondo. Comunque troverete tutto giù scritto nel dettaglio nell'info box. E questa volta sono stata contattata praticamente dallo staff del sito, ho avuto la possibilità di scegliere tre oggetti e ho scelto sempre tre name necklace, quindi tre collane in argento 925, detto anche argento sterling, perché comunque braccialetti insomma le uso pochissimi, anelli ma anche meno, insomma io non uso nemmeno la fede. E per quanto riguarda i vari modelli, sul sito potete scegliere ovviamente il materiale, ci sono anche dei modelli realizzabili in oro e 10 carati, potete scegliere la misura, potete scegliere ovviamente anche le pietre, insomma il colore delle pietre laddove il modello le prevede, e anche il colore, quindi tra oro, argento e rose gold. Gli oggetti arrivano a casa all'interno di queste graziose scatole in cartoncino rigido, bianco, personalizzate, quindi logate con il nome quindi dell'azienda, e anche con la relativa pezzetta per lucidare gli oggetti. Direi che possiamo cominciare a vedere rapidamente le tre collane che ho scelto, e vorrei partire con quella sicuramente più classica, che è questa. È una collana in argento 925, personalizzata, quindi in oro, va bene, ok, in argento 925 in oro, è in argento 925 placcata oro 18 carati, personalizzata con il mio nome scritto con questo font calligrafico classico ed elegante. La particolarità del modello è che l'iniziale è tempestata, impreziosita da cristalli cubic zirconia. Io la trovo molto molto bella, raffinata, insomma super chic. Il carattere è bello bold, insomma le lettere sono abbastanza spesse come vedete, quindi il nome è leggibile anche da una certa distanza. La catenina è sottile e non è regolabile. Io ho scelto la misura 16 pollici, quindi è lunga circa 40 centimetri, e poi termina con un pezzo di catenina che si conclude con un cuoricino, quindi con un charm a forma di cuore. E continuiamo con la seconda collana che ho scelto, che è sicuramente quella più particolare, e si tratta di una collana 3D personalizzata con il mio nome, scritto sempre con un font classico e calligrafico. La catenina è veramente molto bella, perché non so se riuscite a vederlo, ma è realizzata e costituita da elementi di forma e dimensione differente, e dall'estremità del nome partono praticamente due elementi curvilinei che sostengono due cuoricini con al centro un foro. È bicolore, in argento 925 placcata sempre oro 18 carati, ma il mio nome e i cuori sono, come vedete, colore argento. E poi sia la placca che i due cuoricini hanno praticamente dei piccoli cerchietti incisi su tutta la superficie, che creano un effetto molto particolare, insomma sembrano martellati. Io la trovo bellissima, molto particolare, giovanile e moderna, e questa è regolabile. Infatti alla fine abbiamo un pezzo di catena, ma questa volta con degli anellini più grandi, quindi per poter regolare la lunghezza, e si conclude, termina sempre con il cuoricino, quindi con il ciondolo a forma di cuoricino. Sono molto contenta insomma di aver scelto questa collana, perché sinceramente non avevo nulla di simile e non vedo l'ora di indossarla. Infine concludiamo con l'ultima, quella che indosso, che è senza ombra di dubbio la mia preferita
preferita, infatti questa me la sono messa al collo e non la levo più. Vediamo un attimino, non la levo più davvero. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta, eccola qua, quindi questa è la terza collana che ho scelto. Mi fermo un attimo così la vedete bene, ed è una collana in argento 925 placcato oro 18 carati, sempre personalizzata con il mio nome, ma questa volta le lettere sono pendenti dalla collana tipo Charms ed è impreziosita, sono impreziosite le lettere con cristalli luminosissimi, come vedete rendono sicuramente questo modello più prezioso e luminoso. La catenina è sottile e delicata e anche in questo caso non è regolabile, quindi fate attenzione, insomma scegliete la misura più adatta a voi. Un'altra cosa che volevo dirvi, se scegliete proprio questa o un modello insomma tipo questa, fate attenzione a quello che scrivete, perché praticamente quello che scrivete vi arriva. Io infatti l'altra volta ho scelto un modello tipo questo e ho scritto solo la P, quindi solo l'iniziale maiuscola praticamente, e non è bella come questa la collana, insomma per fortuna il nome comunque è leggibile, però questa fa tutta un'altra impressione. A me piace proprio l'idea di questa collana e devo dire la trovo davvero molto glamour e di buon gusto. Le lettere, come vedete, sono grandi al punto giusto, insomma non è troppo appariscente ed è davvero perfetta per tutti i giorni, quindi io vi confermo le mie prime impressioni positive sui gioielli Silviax. Sono collane, io per ora ho trovato solo collane veramente ben fatte, leggere ma resistenti, ovviamente non impegnative, perfette per uso quotidiano, che fanno veramente una splendida figura. Io le adoro letteralmente, sono sicuramente tra le più belle che io ho provato, che io ho utilizzato finora, e quindi vi consiglio un giretto sul sito. Non dimenticate i codici sconto giù nell'info box, anche perché troverete tantissime idee regalo. Ma ora entriamo nel vivo del video, perché come vi dicevo voglio mostrarvi uno dei miei autoregali mega posti di Natale, che si chiama Medium Nude Set di Huda Beauty, quindi un cofanetto sorpresa che contiene la Medium Nude Obsessions Palette più un rossetto liquido in mini size, quindi un mini liquid matte nella colorazione Trendsetter al prezzo della sola palette, quindi €30,90. I prodotti sono contenuti all'interno di questa scatola in cartoncino sfumato con questo laccio praticamente in tessuto che richiama chiaramente una pallina dell'albero di Natale. Protagonista quindi di questo set, di questo kit natalizio, è ovviamente la palette di ombretti, quindi la Medium Nude Obsessions Palette, che è praticamente una palette che fa parte della serie delle Nude Obsessions Palette uscite lo scorso anno, e si tratta di tre palette con colorazioni neutre, quindi pensate per i diversi toni di pelle. Abbiamo infatti la Light Nude, la Medium Nude e la Rich Nude. Io ho scelto la Medium, che è chiaramente quella più adatta alla mia carnagione, ed è una palette questa che io ho puntato ovviamente dall'inizio, insomma dal momento del lancio. Non l'avevo comunque acquistata prima, perché da poco avevo acquistato la New Nude, che è una palette molto famosa, molto apprezzata, molto anche imitata, diciamo così, una palette che però io in realtà non ho mai particolarmente amato, o meglio ho sempre amato i matte di questa palette. Ci sono delle tonalità rosate, violacee, sul malva, meravigliose, che io vado spesso a ricercare, ma non amo decisamente i colori luminosi di questa palette, perché per i miei gusti sono troppo glitterati e io ogni volta che li uso mi ritrovo con glitter praticamente dappertutto, quindi diciamo che mi piace a metà, insomma mi piacciono solo i matte di questa palette, che sicuramente comunque non è tra le mie palette preferite. La nuova, diciamo la nuova, quella che per me è, insomma sicuramente nuova, e quindi la Medium Nude, ha questo packaging molto molto bello, insomma una palette che ha un formato molto pratico e compatto, e come vedete dai toni nude con dettagli oro praticamente ramati. Il top con motivo croco è veramente super trendy, ha una chiusura a scatto ed è dotata di specchio interno, di un grande specchio interno, quindi utile per trucchi e ritocchi on the go. Questa palette è la preferita insomma tra le tre di Huda Beauty, e contiene 5 ombretti opachi e 4 metallici. Abbiamo all'interno uno splendido mix di toni caldi speziati ed è caratterizzata da riflessi metallici sull'oro, rame, rosa e prugna. Quello che salta all'occhio guardando questa palette è che non è la classica palette nude, non contiene i soliti marroni all'interno, ma abbiamo
una palette nude moderna, quindi contemporanea. Si tratta di nude, infatti di toni nude rosati, ramati, con note sul berry, insomma i colori che io amo particolarmente indossare, quelli che sfrutto di più per tutti i giorni, ma ovviamente andiamoli a vedere nel dettaglio. Allora, questi sono i 9 colori presenti all'interno quindi della medium nude. Vediamoli nel dettaglio. Il primo colore che vedete non hanno i nomi, ovviamente gli ombretti. Il primo è un terracotta rosato medio caldo, setoso e scrivente. Il secondo è un oro ramato metallico, burroso e luminosissimo, quello che ho utilizzato oggi sulla mia palpebra mobile. Poi abbiamo un mattone rosato caldo, medio scuro, bellissimo questo come ombretto, praticamente opaco. E poi abbiamo il numero 4, io li ho ovviamente numerati così, è un rosa caldo, medio e dal finish sempre opaco. Poi abbiamo un rame aranciato metallico specchiato, che è la fine del mondo. E poi vedete un plummy brown, quindi questo marrone prugna scuro opaco, è il colore più scuro presente nella palette, ideale da sfumare nella piega per dare praticamente nell'angolo esterno, per dare tridimensionalità allo sguardo. Si applica uniformemente e non è polveroso, anche se personalmente avrei preferito un colore un pelino più scuro per l'angolo esterno. E poi abbiamo il numero 7, diciamo così, che è questo meraviglioso rosa rosso berry, diciamo un lampone metallico vivace e luminosissimo, e abbiamo un rosa polveroso con un tocco di malva dal finish opaco. Conclude la palette in un bellissimo prugna rosato caldo metallico, davvero incantevole per i miei gusti. Ora, come vedete, quindi non si tratta dei classici toni neutri, perché quasi tutti i toni, quasi tutte le tonalità tendono al rosa, e poi sono dei nude non smorti, spenti, ma saturi, vibranti. Io questi colori li trovo veramente spettacolari e mi piacciono davvero tanto, proprio, come dire, sono molto nelle mie corde. E manca, oltre a un colore molto scuro, come avete visto, in realtà anche un colore molto chiaro. Io oggi ho usato l'oro praticamente ramato sulla mia palpebra mobile, e questo considerate che è il look, diciamo, più chiaro che si può realizzare con questa palette. Tutte le tonalità sono ben pigmentate, questa è solo una ditata praticamente di ombretto per ogni nuance. Gli opachi non sono burrosi, insomma morbidissimi, sono, diciamo, come dire, hanno una consistenza densa, compatta, sono ben pressati, ma funzionano alla grande, sono semplicissimi da sfumare, molto modulabili, modulabili, il fallout è praticamente zero. I metallici poi sono strepitosi, sono sicuramente la parte migliore della palette, hanno una texture più morbida e cremosa, e si applicano, sicuramente si ottiene una resa migliore se li utilizzate, se li applicate direttamente con le dita. Donano una luminosità pazzesca, hanno una perfetta aderenza alle palpebre, e poi restano, rimangono, sì, l'avete capito, restano luminosi per tutto il giorno, quindi la resa di questi ombretti metallici luminosi è veramente fantastica. E non è indubbiamente una palette super originale per quanto riguarda le tonalità, perché ovviamente ci sono tante altre palette che contengono tonalità rosate, insomma ramate, sul prugna, però devo dire che mi piacciono particolarmente e trovo splendida proprio la combinazione, quindi sono realmente molto soddisfatta del mio acquisto, anche se tardivo, perché comunque questa è una palette che consente di realizzare sia look soft che più intensi e metallici, è veramente molto versatile. E devo dire che in generale ho apprezzato proprio il concept di questa linea di palette, insomma, perché è vero che non tutte le palette nude sono adatte a tutti quanti, e comunque nulla vieta di acquistare anche, diciamo, come dire, la palette light, se si ha la carnagione media o la rich, che contiene colorazioni più intense e scure. E infatti, secondo me, tra l'altro, i look più belli si vanno a creare proprio mixando i colori presenti all'interno delle tre palette. Comunque, questa palette, vi dicevo, inizialmente costa €30,90 a prezzo pieno da sola. Io ho pagato il cofanetto con qualche promozione circa €24, cofanetto che, vi dicevo, contiene anche il mini liquid lipstick nella tonalità Trendsetter, che è uno dei best seller del brand. Io, sapete, chi mi segue, insomma, sa che non amo i rossetti liquidi, infatti questo io ce l'ho già in full size, in uno di questi cofanetti a forma di labbra di Huda alle mie spalle, e non l'ho mai praticamente utilizzato. Infatti questo ho intenzione di regalarlo a
ad un'amica che al contrario ama i rossetti liquidi e con nelle tonalità soprattutto nude. E vi dicevo che però considerate, insomma, se dove volete acquistare questo set, che praticamente il rossetto liquido è in omaggio perché si paga solo la palette. Comunque il colore di questo rossetto trendsetter è uno spettacolo, e quello che vedete sulle mie labbra stamattina è veramente bellissimo, insomma io non l'avevo mai considerato, ma è proprio bello perché si tratta di un marroncino, medio dal sottotono caldo, guardate qua, è un colore che rende le labbra super sensuale, insomma un po' anni 90, sempre molto di tendenza. Io l'ho abbinato, se vi può interessare, con questa matita che è la numero 61 e si chiama Soft Brown, sempre della linea che io utilizzo di più, che è quella delle Intense Lip Pencil di Wycon. Ecco qua, mi fermo un attimo. E per quanto riguarda invece la formula di questo rossetto, che per l'occasione ovviamente ho voluto provare, devo dire che si tratta di un rossetto liquido che ha una texture fluida, né cremosa, né molto cremosa, insomma né molto liquida, un colore subito pieno ed omogeneo e un profumo meraviglioso di cocco. Una volta che si asciuga dà una sensazione un po', lascia una sensazione leggermente appiccicosa sulle labbra, ma nulla di drammatico. È no transfer, va via, viene via ovviamente come tutti i rossetti liquidi se mangiate cibi oleosi. La texture è sicuramente super sottile, devo ammettere però che io non lo trovo particolarmente confortevole. Io comunque dopo un'ora, due dall'applicazione devo aggiungere sopra qualcosa di idratante o rimuoverlo, perché insomma sento comunque le labbra tirare. Però considerate che io sicuramente non faccio destro, perché ho proprio un problema con i rossetti liquidi in generale. Infatti, come dire, questo colore lo trovo meraviglioso e l'avrei sicuramente preferito nella classica versione, insomma rossetto in stick. Però la palettina merita davvero, insomma io la trovo davvero splendida questa palette, mi piace moltissimo anche il look che ho realizzato oggi. Bene, io ho finito, vi mostrerò ovviamente nei prossimi video anche altri autoregali di Natale, spero di esservi stata utile, vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima.